Papà, c'è uno che ci ha chiesto la pasta gourmet. Gourmet, ma proprio gourmet. Gourmet te la faccio, proprio gourmet, guarda. Allora, mo' sta amico gli famo proprio un piatto gourmet. Più Gourmet? gourmet di questo non ci sta. Iniziamo, vai. Tagliamo il guanciale. Bello, che guancialetto è questo? Guanciale di Amatrice, stagionato perché non si taglia, lo vedi con si taglia. Lo facciamo a listarelle. Bel pezzo di pecora, di pecorino top romano. Ci mettiamo due mezze maniche. Pomodorino gourmet. Polpa, che è? Passata, che è? Non facciamo o pomodorini o pelati. Una cosa gourmet. Molto gourmet, perché proprio il gourmet è pomodorini. Muoviamo tutto e andiamo ai fornelli. Preriscaldiamo la padella, mettiamo il guanciale, poco basso, sta tutto nei cassetti, perché Borghese ha detto che bisogna stare nei cassetti. Facciamo lo sciogliere un attimo. Amatriciana, guanciale, pomodoro pelati, pepe, finisce la storia. La pasta gourmet, ti ho chiesto. Certo, questa è proprio gourmet. Questa fai te la stella Michelin. Certo, l'hanno inventata di certi pastori di Amatrice. E loro sono proprio le stelle. E vedevano le stelle, vanno a mar pascolo. Che c'è questo? È vino. Sfumato. Sì, un po' di pepe ci sta sempre bene. Allora, io il pelato già l'ho fatto. Perché stasera c'è il servizio di stasera, mica mi metto a fare un barattolo e volta. Vai, 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 tutte fiamme, fiamme, tutta scena questa, Non serve una sega. Adesso ci aggiungiamo il pomodoro. Basta il fuoco, pasta cotta la migliore. Ora la giriamo. Che ci mettiamo? E il pecorino top. Ecco qua. E poi gli portiamo sto gourmet a sto cliente. Via, andiamo. E questa è la pasta gourmet d'Antonello.